Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il venerdì 28 di maggio del 2021. Noi stiamo qui perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, leggendo la parola del Signore. Durante questa puntata, noi leggeremo ancora altri due capitoli di questo importante libro della Sacra Scrittura. Leggeremo il capitolo 16 e il capitolo 17. Parola del Signore, libro di Giosuè, capitolo 16. La parte toccata in sorte ai figli di Giuseppe si estendeva dal Giordano presso Gerico verso le acque di Gerico a oriente, seguendo il deserto che sale da Gerico a Betel per la regione montuosa. Il confine continuava poi da Betel a Luz e passava per la frontiera degli Architi e ad Atarot. Scendeva a occidente verso il confine dei Giafletei fino al confine di Bet Oron, di sotto e fino a Gezer e terminava al mare. I figli di Giuseppe, Manasse ed Efraim, ebbero ciascuno la loro eredità. E questi furono i confini dei loro figli di Efraim secondo le loro famiglie. Il confine della loro eredità era a oriente, a Terot, a Dar, fino a Bet Oron di sopra. Continuava dal lato di occidente verso Mikmet-Atat, al nord girava a oriente verso Taanat-Silo e passava davanti a oriente di Ianoa. Poi da Ianoa scendeva a At-Rot e da Naara, toccava Gerico e terminava al Giordano. Da Tapuà il confine andava verso occidente fino al torrente di Cana e terminava al mare. Tale fu l'eredità della tribù dei figli di Efraim secondo le loro famiglie. In più c'erano le città, tutte le città con i loro villaggi messi da parte per i figli di Efraim in mezzo all'eredità dei figli di Manasse. Essi non scacciarono i cananei che abitavano a Gezer. E i cananei hanno abitato in mezzo a Efraim fino a oggi, ma sono stati soggetti a servitù. Giosuè, capitolo 17. Questa fu la parte toccata a sorte alla tribù di Manasse, perché gli era il primogenito di Giuseppe, Machir, primogenito di Manasse e padre di Galaad. Siccome era un guerriero, aveva avuto Galaad e Basan. Fu dunque sorteggiata una parte agli altri figli di Manasse secondo le loro famiglie, ai figli di Abiezer, ai figli di Chelec, ai figli di Asriel, ai figli di Sichem, ai figli di Kefer, ai figli di Semida. Questi sono i figli maschi di Manasse, figli di Giuseppe secondo le loro famiglie. Or, Seleofead, figlio di Kefer, figlio di Galaad, figlio di Machir, figlio di Manasse, non ebbe figli, ma ebbe delle figlie. Questi sono i loro nomi, Mala, Noa, Cogla, Milca e Tirza. Questi si presentarono davanti al sacerdote Eleazar, davanti a Giosuè, figlio di Nun, e davanti ai capi, e gli dissero: «Il Signore comandò a Mosè di darci un'eredità in mezzo ai nostri fratelli». E Giosuè diede loro un'eredità in mezzo ai fratelli del padre loro, conformemente all'ordine del Signore. Toccarono così 10 parti a Manasse, oltre il paese di Galaad e Basan, che è di là dal Giordano. Poiché le figlie di Manasse ebbero un'eredità in mezzo ai figli di lui, e il paese di Galaad fu per gli altri figli di Manasse. Il confine di Manasse si estendeva da Asher a Mikmetat, che si trova di fronte a Sichem, e girava verso a destra, verso gli abitanti di En-Tapua. Il paese di Tapua appartiene a Manasse, ma Tapua, sul confine di Manasse, appartiene ai figli di Efraim. Poi il confine che scendeva al torrente di Cana, a sud del torrente, presso città che appartenevano a Efraim, in mezzo alle città di Manasse. Ma il confine di Manasse era dal lato nord del torrente e terminava al mare. Ciò
che era a mezzogiorno apparteneva a Efraim, ciò che era settentrione apparteneva a Manasse, e il mare era il loro confine a settentrione. Confinavano con Asher e a oriente con Issacar, e Issacar in Asher Manasse ebbe anche Beth-Se'an con i suoi villaggi, Ibleam e i suoi villaggi, gli abitanti di Dor con i suoi villaggi, gli abitanti di En-Dor con i suoi villaggi, gli abitanti di Taanach con i suoi villaggi e gli abitanti di Megiddo con i suoi villaggi, vale a dire tre regioni elevate. Ma i figli di Manasse non poterono impadronirsi di quelle città. I cananei erano decisi a restare in quel paese. Però quando i figli di Israele si sono rinforzati, assoggettarono i cananei a servitù, ma non li scacciarono del tutto. I figli di Giuseppe a Giosuè, perché ci hai dato come eredità un solo lotto, una parte sola? Noi siamo un gran popolo che il Signore ha benedetto abbondantemente. E Giosuè disse loro: se siete un popolo numeroso, salite alla foresta e dissodatela per farvi del posto nel paese dei Ferisei, di Refaim, dato che la regione montuosa di Efraim è troppo esigua per voi. Ma i figli di Giuseppe risposero: quella regione montuosa non ci basta. E quanto al territorio della pianura, tutti i cananei che l'abitano hanno dei carri di ferro, sia quelli che stanno a Beth-Se'an e suoi villaggi, sia quelli che stanno nella valle di Israele. Allora Giosuè parlò alla casa di Giuseppe, a Efraim e a Manasse, e disse loro: voi siete un popolo numeroso e avete una gran forza, non avrete una parte sola, ma la vostra sarà la regione montuosa. E siccome è una foresta, la dissoderete e sarà vostra in tutta la sua distesa, poiché voi scaccerete i cananei, benché abbiano dei carri di ferro e benché siano potenti. Parola del nostro Signore. Quindi ancora una volta noi abbiamo letto la parola del Signore, ancora un'altra settimana, e noi ringraziamo, io e te, ringraziamo davvero il Signore per questa grande occasione. Io ringrazio Dio per questa settimana, per quello che Lui ci ha concesso di fare, e mi raccomando, continua a leggere, a investigare, a studiare, a meditare e a conoscere sempre di più la volontà di Dio, che è la buona, santa, gradita volontà per la tua vita. Che Dio ti possa benedire. Applichiamoci a ascoltare la sua voce e mettere questi insegnamenti per la nostra vita in pratica nel nostro cuore. Dio ti benedica, ti aspetto domenica quando ci sarà la celebrazione. Tutti quanti celebreremo al nome del nostro Signore, nel nome di Gesù. Dio ti benedica nel suo nome santo.